Benessere Creare si chiama, con questo diciamo sovratitolo che ha dato il nome a tutte e tre le edizioni, con un'idea di buon auspicio del fatto che per noi l'arte, in questo caso l'arte della danza, il teatro fisico, il teatro danza, deve in qualche modo resistere, nel senso che sempre di più sta facendo il suo pubblico, no? Anche nel nostro paese, e deve però fare un po' di fatica per affermare un linguaggio che è un linguaggio non così consono come in altra parte dell'Europa, cioè con una grande tradizione ma con un po' di difficoltà, quindi deve resistere senza mai smettere di creare. Cioè l'idea di creare è qualcosa di vitale, di positivo, anche di idea che qualcuno della generazione anche più giovane della nostra, io adesso ho 45 anni, mi auguro che i ventenni continuino a creare. Quindi resistiamo e creiamo, è il sovra, diciamo, cappello di questi tre anni. Corpo pubblico quest'anno a questo titolo, partendo da uno degli eventi più importanti di questo festival, che è la presenza di Boris Charmaz, che è un coreografo francese che è stato co-direttore di Avignone, insomma una presenza importante che io ho incontrato a Berlino e che fa in questo caso uno dei suoi lavori che sono proprio di spaccatura totale del discorso più consono, spettacolare tra pubblico e platea, diciamo, che lo guarda. In questo caso si chiama Dance the Meat, è in uno spazio che non è il teatro, è in uno spazio all'esterno, di notte, illuminato solamente da delle persone che lo illuminano con una specie di zaino luminoso, e danzano vicinissimo agli spettatori, quindi si ha una modalità di vedere la danza quasi fisica, più che visiva. Anche gli altri anni abbiamo fatto delle cose nel foyer, e di solito il foyer era una specie di zona franca per i giovanissimi, per le cose sperimentali, più piccole, così. Quest'anno abbiamo voluto addirittura che ci andasse balletto civile proprio. Ci saranno queste improvvisazioni nostre che si chiameranno impronte, perché non sono uno spettacolo, sono come qualcosa che passa, così, come un'impronta, no? Che viene assolutamente sorpassata da chi ci cammina sopra.